Gli antichi ovili di Silius, comune situato nella Sardegna centrale, hanno sempre rappresentato un patrimonio storico e culturale. La pastorizia ha creato sempre economia ed è un elemento fondamentale per la popolazione. Oggi il nostro speciale sarà dedicato all'antica tradizione di Su Sinadroju. Su Sinadroju è il nome che deriva da Susinnu, il segno, ovvero il marchio padronale che viene apposto al bestiame per il suo riconoscimento. Serviva a identificare e registrare i capi nati nella campagna che l'allevatore decideva di lasciare ad incremento del gregge. Seguiremo i racconti dei protagonisti, la dimostrazione della mungitura, la produzione del formaggio, la degustazione dei prodotti offerti. I luoghi visitati ci permetteranno di conoscere il mondo agropastorale siliese e il territorio che lo ospita. La prima tappa è presso l'allevamento caprino di Livio Lallai. Alle mie spalle vedete la tipica capra sarda. A differenza di altre capre, come può essere quella alpina, quella spagnola, che producono molto latte, però magari per fare un chilo di formaggio magari servono 8-9 litri di latte, mentre con questo latte riesce ad ottenere un chilo di formaggio con 5-6 litri di latte. Perché è molto denso? È più grasso. Viene prodotto solo un solo tipo di formaggio? Qui sì, diciamo che si è seguito un po' la tradizione, non siamo bravi a fare altri tipi di formaggio, facciamo quello normale, latte crudo chiaramente. Si fa la cagliata e si fa il formaggio, non si aggiungono fermenti, non si aggiunge niente praticamente, si fa allo stato naturale, solo il caglio. Non è più possibile attuare l'antica usanza di Susinnu, il segno per identificare il bestiame. Ma assistiamo ad una dimostrazione pratica sulle foglie per illustrare vari tipi di segni che venivano effettuati. Lui è Josef ed è il padrone di questo allevamento, dove vedrete la seconda parte di Su Sinadroju. Per chi era presente già dalla prima visita, abbiamo spiegato a tutti che il vero Sinadroju era andare il giorno dell'ascensione agli ovili dei parenti o dei conoscenti, dove il pastore, in segno di buon auspicio, donava o una bottiglia di latte o offriva i prodotti della giornata, e quindi offriva callao e calladeddu. Quindi qui vedremo, da Livio abbiamo assaggiato il latte appena munto, siamo in un allevamento di capre, ma lì dentro abbiamo anche tanti pastori, quindi gli allevatori ci faranno vedere come si fa il formaggio e quindi ci offriranno callao e calladeddu. Siamo arrivati presso l'azienda di Josef Cardia, dove vedremo la lavorazione del formaggio. Questo è il latte di pecora e il latte di capra, è un misto. E abbiamo fatto la cagliata, prima di cagliare il latte abbiamo messo le fette di pane, adesso il pane è stato servito e tra un po' adesso passiamo su Galladeddu, che è questo, e poi si inizia a preparare il formaggio e ricotta.
Nella vallata sottostante il Monte Crabu, in zona Sarcolinu, c'è un antico vile dove si producono formaggi caprini. E per chi non è venuto a Silius non potrà sentire il profumo né il sapore, mentre noi lo mangeremo. Silius offre un ambiente straordinario dove vi sono diversi monumenti naturali, come la caratteristica roccia di Arenaria a forma di navicella, detto appunto Nais. È circondata da rocce risalenti all'epoca dell'Eocene, residuo di una trasgressione del mare in un ambiente fluviale. È l'epoca geologica che segue il Paleogene, che risale ad un periodo che va da 50 a 30 milioni di anni fa. Siamo presso l'azienda di Giuseppe Melis, che tratta numerosi capi di ovini per la dimostrazione della mungitura meccanica. Visitiamo il caseificio Murtas, che negli ultimi anni ha implementato la produzione dei formaggi utilizzando il latte proveniente dai produttori locali.
il caseificio Murtas, che ha una lavorazione semi-industriale rispetto a quella degli ovili, però c'è la raccolta del latte della zona. Esatto, il caseificio Murtas è nato negli anni 60 grazie al nostro nonno. Con il passare degli anni si è evoluto e qua nella zona industriale di Nice si è costruita una nuova azienda con i nipoti di signor Murtas, che era il nostro nonno. Nel 2009 ci siamo trasferiti qua e raccogliamo principalmente il latte degli allevamenti della zona e trasformiamo in formaggio, che principalmente facciamo il pecorino, poi c'è il caprino e alcuni derivati che sono i misti e poi le varie ricotte, salata e gentile e niente, poi cerchiamo di allargare sempre il nostro mercato anche a livello nazionale. Per i più golosi descriviamo i formaggi. Abbiamo un formaggio pecorino. Pecorino Zieligio, che appunto prende il nome di nostro nonno, che era il Zieligio. È un formaggio semistagionato, semicotto, a pasta semidura. E acquista i suoi sapori naturali del paesaggio della zona man mano che si stagiona di più. Si vende dai 4 mesi in su, arrivare sino anche 10-12 mesi. Poi invece c'è il pecorino di Sassai, che prende il nome del nostro castello della zona qua a Silius. È un formaggio giovane che ha un sapore dolce, da mangiare anche con il pane, con il miele, dipende dai palati delle persone. E poi qui abbiamo il lentischio, che è un formaggio rinominato perché appunto è di capra, che nelle zone c'è un grosso vari allevamenti di capra, ed è un formaggio da pasta semidura. Il nome è proprio caratteristico della zona delle macchie mediterranee, il lentischio, che è una pianta del Mediterraneo. E poi c'è il suento, che è un formaggio a pasta dura, prodotto con caglio di agnello, e resta più piccante rispetto agli altri formaggi semiduri. E man mano che stagiona ha un sapore veramente piacevole. L'antica tradizione di Susina Drojou rivive grazie alla Proloco e al comune di Silius. Sì, allora, un'antica tradizione che abbiamo voluto riscoprire, vabbè, che già da anni riscopriamo, che 30 anni fa veniva appunto fatta negli ovili. Poi per motivi organizzativi è stata accorpata alla Sagra de Sabadola e quindi si è spostata in paese. Da 2 anni abbiamo deciso di ritornare negli ovili e farci raccontare dagli allevatori in prima persona che cosa fosse questa antica tradizione, che comunque a oggi non esiste più. Abbiamo deciso di riconfermarla perché comunque è una tradizione che attraverso la conoscenza del passato ci permette di conoscere e di entrare all'interno delle aziende agricole siliesi e quindi di promuovere la filiera ovicaprina e i suoi prodotti. Venite a visitare Silius, ma non a farvi il giretto con la macchina. Visitate tutti i siti storici, archeologici, visitate gli ovili, perché anche se non ci sarà Susina Drojou, qui c'è gente aperta, sociale e gentile che vi accoglierà come a casa. Così vi renderete conto di cos'è questo luogo. L'allevamento ovino, caprino, la pastorizia in genere rappresenta una tradizione antica che è quasi un'arte che bisogna tutelare e preservare. Qui a Silius viene tramandata da generazione in generazione ed è un modo per ricordare quello che siamo, perché il cibo siamo anche noi.